Buongiorno, siamo a Locana, è partito ieri sera il torneo 24 ore di beach volley. Siamo qui con Ivan Barettino, tra gli organizzatori del torneo, e volevo chiedere subito a Ivan, la seconda edizione è questa, come è nata invece l'idea l'anno scorso di questo torneo? Ma grazie innanzitutto Gabriele per essere venuto qua a registrare, a fare questo simpatico, diciamo, servizio dedicato a noi, anche perché poi tu sei di qua, quindi è sempre un piacere. E l'idea è nata l'anno scorso perché volevamo trovare qualcosa di diverso dal solito torneo di calcio, eccetera. Poi abbiamo capito che questa passione nascente del beach comunque sta dilagando e volevamo anche approfittarne, grazie anche alle strutture che il comune ci fornisce, come il campo, poi contribuisce in tanti modi. E allora abbiamo detto: ma organizziamo un qualcosa per i giovani, visto che comunque questi paesi ne hanno bisogno, organizziamo qualcosa per i giovani, qualcosa di bello che riesca a catturare un po' le persone. E con un po' di festa alla sera, ci sono diverse attività, ci sono diversi stand che ci accompagnano e ringraziamo poi comunque tutte le attività che hanno contribuito a questo evento, che sono la maggior parte delle attività di Locana. Adesso non so neanche se valga la pena fare proprio l'elenco e niente, l'anno scorso è andata molto bene, tutti gli anni cerchiamo di migliorare un po', quest'anno il tempo è stato un po' avverso, però comunque siamo riusciti a tirar fuori una bella cosa. Speriamo sia piaciuta, ecco, adesso siamo alle fasi finali, speriamo di poterci ripetere anche gli anni prossimi. Adesso invece con Matteo De Cura volevo chiederti, anche lui tra gli organizzatori del torneo, volevo chiedergli quali sono le novità di quest'anno rispetto allo scorso anno. No, tra le novità di quest'anno abbiamo il gruppo musicale che è la Glam Band, che è venuta a suonare. Purtroppo abbiamo dovuto sistemarla sotto il palatenda, però comunque ha avuto abbastanza successo. Ci fosse stata molta più gente, avremmo cercato di metterla al centro della piazza per convogliare il tutto. E quella è la più grande novità di quest'anno. Poi siamo riusciti a raccattare un fotografo che ci segue ormai da ieri, fino ad oggi farà le foto per le fasi finali. Ah, tra le anche altre novità abbiamo fatto una lotteria del torneo con molti premi, molti da parte di attività locali, quindi come possono essere gli ingressi per la piscina, gli ingressi per il parco avventura. E poi ci sono altri premi, che diciamo un po' di borsoni sportivi, comunque c'è una grande varietà. No, poi abbiamo cercato di curare un po' quello che è l'aspetto generale della piazza, mettendo appunto un nostro stand dove è riservato agli organizzatori, dove appunto si registrano le squadre, si calcolano i passaggi delle squadre, comunque si fanno tutti i calcoli relativi alle partite, a quello che è lo svolgimento del torneo. Allora, in conclusione, volete ancora ringraziare qualcuno? Grazie Gabriele. Sì, volevamo innanzitutto ringraziare a nome di tutti gli organizzatori, adesso qua li rappresentiamo solo io e lui, a nome di tutti gli organizzatori, ringraziare il comune in primis, perché comunque è quello che ha contribuito a rilasciare i permessi, a darci la struttura per poter giocare, l'occupazione della piazza, e comunque ci sono stati vicini sia materialmente che economicamente, sono stati veramente molto attenti a queste cose, quindi è sempre un piacere anche riuscire a collaborare con loro. Ringraziamo poi le varie aziende che hanno dato un contributo anche loro, come l'UFS, la Mizuno per lo sport, la falegnameria Tarrogenta, Musso Scarpa, che abbiamo oltretutto la maglia, che dico io. Sì.
Matteo, che almeno sono quello che si occupa. Abbiamo appunto Musso Scarpe, poi abbiamo Edilnar di Costruzioni, Carta & Co, sembra attività di Locana. Poi abbiamo la ferramenta Flavio Contratto, abbiamo l'Impero Ranch, il Parco Avventura Gran Paradiso, macelleria Fratelli Vezzoso. Appunto poi ringraziamo anche il comune di Locana, la bocciofila locanese, la baracca, che anche loro hanno contribuito a questa attività. Volevo ringraziare anche Ferrera Pneumatici, Casport, che ci ha messo in contatto diretto con la Mizuno. Speriamo ovviamente di ritrovarvi il prossimo anno, noi cerchiamo continuamente di migliorarci, ovviamente essendo diciamo inesperti in questo settore, siccome è la seconda edizione, comunque noi siamo soliti chiedere in giro come gli altri ragazzi che partecipano a più tornei, raccogliamo tutti i consigli di tutti e cerchiamo sempre di migliorare di anno in anno.